ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Hai paura di lasciare questo hotel e in particolare questa città? Sì, certo. Ho paura perché io lavoro, mia sorella lavora con me e i miei genitori. E certo io ho paura. Quindi ti sei integrata bene lavorando qui? Sì, piano piano imparo italiano. Per Pescara viva mia figlia, 8 anni viva. Certo io adesso voglio viva Pescara, Montesilvano. Ricominciare da capo spaventa gli ucraini ospitati da marzo scorso negli alberghi di Montesilvano a pochi passi da Pescara, in una comunità che li ha accolti con affetto, dicono, in cui si sono integrati. I bambini frequentano le scuole del territorio, alcune persone hanno trovato lavoro e altri che conoscono meglio la lingua italiana aiutano chi ha più difficoltà a risolvere determinate questioni legate alla quotidianità di una vita seminormale. Siamo stati all'hotel Excelsior, dove vi sono 88 profughi fuggiti dai territori più colpiti dall'attacco russo. Natalia è ospitata in un'altra struttura, ma qui ha tante amiche che sostiene ogni giorno. Nella vicina Giulianova dice: i nostri connazionali hanno dormito in pullman. Qui le persone hanno paura dei trasferimenti. L'accoglienza negli alberghi però sta per terminare per via di un decreto ministeriale dell'ex governo Draghi. Le persone chiedono di restare dove pian piano hanno cominciato a sentirsi un po' come a casa. Noi abbiamo sentito situazione da Giulianova e da altre parti che trasferiscono la gente di Teramo e siamo preoccupati perché abbiamo sentito che condizioni dove loro portano non sono buone. Ultima volta persone che sono trasferite da Giulianova, arrivate da un hotel dove non c'è pure finestra, ci stanno due bagni e due bagni e due docce per 27 persone. E la gente non capisce come deve sopravvivere con questa situazione, quando ci sono tanti e pure mettono persone che non si conoscono da una stanza dove ci stanno 3 o 6 letti. E noi siamo preoccupati che pure noi trasferiscono da qualche altra zona lontano da Abruzzo, perché abbiamo sperato che possiamo rimanere in questa zona. Già abbiamo conosciuto che già la gente ha cominciato a lavorare, bambini vanno a scuola, adesso bambini hanno stress. Una ragazza che fa corso con me, corso professionale di parrucchiera, lei mi ha raccontato che è arrivata figlia che studia al liceo e ha saputo questa situazione, piangeva tutta la giornata. Non solo bambini hanno stress, pure noi adulti abbiamo stress che non sappiamo cosa fare.